chiedo 5-10 minuti del tuo tempo per seguire questo discorso, per poi capire certe dinamiche. Ok? Mi fido di te. Leggo da un articolo del 5 luglio 2019 che potete trovare nel sito web di Milano Finanza. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato condannato a 6 mesi di carcere per falso nel processo sulle presunte irregolarità che avrebbero caratterizzato la gara per la cosiddetta piastra dei servizi di Expo, il più grande appalto dall'esposizione milanese del 2015. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano che hanno commutato la pena al pagamento di una sanzione pecuniaria da 45.000 euro. Sala era imputato per falso materiale e ideologico, secondo la ricostruzione dei sostituti procuratori Vincenzo Calia e Massimo Gavallo, in veste di amministratore delegato della società Expo, avrebbe sottoscritto nel maggio 2012 due verbali che in precedenza erano stati retrodatati. Un'opera che sempre secondo l'ipotesi accusatoria si era resa necessaria per sostituire nel più breve tempo possibile due commissari, Livio Acerbo e Carlo Molaioli. Nel frattempo risultati incompatibili a ricoprire quell'incarico perché privi di alcuni requisiti richiesti dalla legge. L'accusa aveva chiesto di condannare Sala a 1 anno e 1 mese di carcere. Il tribunale gli ha invece inflitto una pena pari a 6 mesi, trasformandola in una multa da 45.000 euro. Assolti tutti gli altri imputati, compreso l'ex manager Expo Angelo Parins, accusato di concorso in falso con Sala, il sindaco rappresenta in aula la lettura della sentenza. È una condanna che non produrrà effetti sulla mia capacità di essere sindaco di Milano per i prossimi 2 anni. Veramente continuo ancora, sono passati 3. Questo il primo commento del primo cittadino milanese Giuseppe Sala sulla sentenza del tribunale che lo ha condannato a 6 mesi per falso nel processo sulla cosiddetta piastra dei servizi di Expo. Sala non ha saputo fornire indicazioni sul suo destino politico una volta scaduto il mandato a Palazzo Marino. Di guardare avanti adesso non me la sento. Ed è stato rieletto per l'ennesima volta. 5 di luglio 2019. 29 settembre 2022, 3 anni dopo, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio di San Siro, il sindaco soddisfatto del progetto. Ascoltate bene le parole. Ascoltate bene le parole. Io devo fare rispettare le regole. E con le squadre l'ho fatto, non con lui però. Ci abbiamo messo 2 anni a portare le squadre al rispetto delle regole, seconda volta in 2 frasi, del piano di governo del territorio. È noto che ho passato tutta la prima fase dicendo di mettere a posto San Siro e non lo vogliono fare. Il progetto attuale rispetta però integralmente i volumi del PGT. In 4 frasi, 2 volte mette la parola regole, uno che non le ha mai rispettate. Tribù Rossonera, tribù di gente vera, buon pomeriggio. Ho voluto cominciare semplicemente a aprire un po' gli occhi a coloro del perché io a volte sono abbastanza burbero, stile Buzzurro Nerazzurro, zio, con il sindaco che tuttora ne fa le veci o le feci, le veci a Milano, nella mia città, nella mia Milano. E dunque, visto che magari altri ci girano attorno alle cose, io vado sempre come un tir diretto al punto per farvi capire perché lui e il partito che rappresenta fanno parte di questa elite di persone che sono intoccabili. Ma il discorso del nuovo stadio di San Siro oggi mi fa anche storcere ancora un po' più il naso sul fatto che tanto Milan che Inter bocciano una richiesta dei tifosi. Non si farà. A cosa si vogliono riferire? Praticamente, una volta che è stato diramato il progetto di questa nuova cattedrale, di questo nuovo stadio, che purtroppo ancora dovremmo andare insieme all'Inter, poi vedremo, perché tutto può avere dei risvolti nella vita, magari poi ce ne andiamo veramente a sesto, come la speranza di tanti milanisti.
Però se segue questo iter che dicono di portare avanti Milan e Inter, dovranno ancora condividere e convivere sotto lo stesso tetto. E qual è la causa scatenante del perché c'è una bocciatura da parte di queste due società contro i tifosi? Riguarda la capienza. Sono arrivate molte critiche nei social da parte dei tifosi, tanto dell'una che dell'altra squadra, nel dire: ma com'è possibile che due squadre di un livello europeo, di una certa entità, debbano avere uno stadio da 60-65 mila posti, quando magari ce ne vorrebbero 80-85 mila? La risposta non si è fatta attendere, secondo il Tutto Sport di Torino, quindi bisogna vedere se poi è reale, perché ogni giorno qua dicono cose e poi le smentiscono, che praticamente nelle discussioni di questo dibattito pubblico di questi giorni i rappresentanti Scaroni da un lato, Antonello dall'altro, hanno spiegato il motivo per cui non converrà ampliare la capienza del nuovo stadio. Per andare oltre la quota dei 65.000 sarebbe necessario costruire un terzo anello nella cattedrale e ciò comporterebbe, dicono i rappresentanti delle due società, una spesa sostanziosa aggiuntiva. Si parla di circa 200 milioni in più rispetto ai 603 già previsti nel progetto. Inoltre le stime dei due club parlano di posti in aggiunta che genererebbero ben pochi ricavi. Le due squadre hanno calcolato che nelle ultime sei stagioni, escluse quelle delle porte chiuse che abbiamo vissuto durante l'epoca pandemica, l'affluenza a San Siro è andata oltre i 65.000 spettatori solo nel 15% delle partite. Dunque non si parla di una presenza fissa di un numero così elevato di spettatori, non a caso la maggior parte degli stadi futuristici, dice sempre questo giornale, in Europa non supera i 50-60 mila posti. Allora, se torniamo a far sì che lo stadio diventi un luogo sociale dove le persone vadano a divertirsi, a passare un pomeriggio di festa, che questo dovrebbe essere lo sport, probabilmente devi anche favorire le persone a che vadano, visto soprattutto la situazione socio-economica che giustamente volevano ricalcare di questi ultimi anni, quando c'erano state le porte chiuse per via della pandemia. Abbassa i prezzi, fa sì che anche le classi popolari, con un tempo c'erano le parterre, c'erano i distinti dove tutti potevano andarsi a vedere la partita di pallone, fai dei prezzi più popolari, così lo stadio lo riempirai sempre. E avere uno stadio pieno, anche le squadre lo notano, perché diventa un fortino, diventa un'aggiunta, una forza, una spinta in più. Tanto i tuoi bei ricavini dalle televisioni, dagli sponsor, già ce li hai. Quindi se tu abbassi i costi per entrare in uno stadio, adesso vuoi togliere la tribuna rossa, la tribuna VIP, ma il resto dello stadio, le curve, ma puoi fare dei prezzi popolari. Ma perché non fai 15-20 euro per andare a vedere una partita massimo, anche un secondo anello? Fatti due calcoli, avrai lo stadio sempre pieno. Quindi se tu metti uno stadio di 80.000 posti, facendo una media in tutti i settori, facciamo di 40 euro o 50, ma voglio essere anche ancora pesante, cioè facendo la media tra tutti i settori, tribuna VIP fino a quello più popolare, fai 50.000. 50.000 per 80.000, scusate perché io a testa con la matematica non è che vado benissimo. Allora facciamo 80.000 posti per 50.000, per 50 euro, scusate, per una media di 50 euro uguale sarebbero 4 milioni puliti per partita, sapendo che magari ci sono partite di fascia A, di fascia B, di fascia C. Ho cercato di fare un po' una media. Se in un campionato tu fai 19 partite, ciò vuol dire, facciamo per, guarda, sto facendo tutto a livello di calcoli matematici che poi possono essere smentiti, però è una media, stiamo parlando che tu hai dei ricavi di 76 milioni l'anno solo da quello. Poi una parte la devi dare alla tifoseria ospite, una parte di qua di là, però io penso che almeno la metà ti rimane. Quindi facciamo una quarantina di milioni più o meno puliti.
I soldoni che ti prendi dalle televisioni, i soldoni che puoi prendere da sponsor e ricavi vari anche del marketing, merchandising, compagnia bella. Ma tu pensi che non puoi vivere? Pensi che è lo stadio che ti dà i veri ricavi? Quindi mi sembra una buffonata questa risposta da entrambe le società, visto che di questi 60-65 mila già si parla anche quasi 15 mila saranno VIP, premium. E quindi cosa rimangono? Gli scarti a coloro che si vogliono andare a vedere una partita tranquillamente, giusto? Quindi vuol dire che cosa rimarranno? 40.000, 45.000 posti? Ci sarà la caccia al biglietto, poi quando ci sarà Milan-Inter, Milan-Juve, in 3 nanosecondi finiscono i biglietti mettendoli ai prezzi spropositati che volete. Questo è il calcio che a me non piace. Con questo concludo, lascio a voi il ragionamento, lascio a voi i vostri commenti in basso su tutto ciò che è stato detto. Ti ringrazio per avermi ascoltato. Come ti ho detto, tra i 5 e i 10, invece siamo all'11. Scusate se vi ho rubato quel minuto in più. Spero che sia servito per creare un ragionamento che abbia un certo filo logico. Ok? Ti auguro una buona serata. Un bacio all'amico, un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù Auga Auga Ugo, mi raccomando il like, iscrizione se ancora non l'hai fatta con campanella attiva per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni mio nuovo video, controlla che le notifiche ti entrino, abbonamenti da 0,99 a 24,99 per sostenere la tribù rossonera, quindi neanche un caffè al mese o se non puoi donazioni PayPal piuttosto che una tantum, un conto corrente bancario, trovi in basso tutte le indicazioni. Mi fido di te, mi fido del cuore che c'è in te. Forza Milan, sempre, ovunque e comunque. Buona serata e a domani. Ciao!